Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato alla Serra, 26esima, l'ultima giornata del campionato nazionale Under 15 del raggruppamento C. Si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Palermo. Dunque, ultima giornata della stagione regolare, l'Avellino non ha più nulla da chiedere alla sua classifica, il Palermo è in piena corsa playoff. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo come sempre dalla squadra che ospita l'Avellino, che schiera Romano tra i pali, numero 1, numero 2 Riccardis, 3 Stabile, 4 Viscovo, 5 Lupoli, 6 Petrone, 7 Gambino, 8 Pietrolongo, 9 Palomba, 10 Andreozzi, 11 Potenza. In panchina Esposito, Liguori, Sena, Lecce, Marchese, Benedetto Mozzillo, Leone, Antonio Mozzillo, Cucciniello. Allenatore Pasquale Giuliano. Il Palermo Under 15 risponde con Ruggiero tra i pali, numero 1, numero 2 Schiavo, 3 Di Dio, 4 Bisconti, 5 Nakaromaric, 6 Episcopo, 7 Mazzola, 8 Lipari, 9 Buttigè, 10 Prestiani e 11 Da Graga. In panchina siedono Gagliardotto, Busalacchi, 6 Dita, Bordonaro, Biondo, Piazza, Gueli, Giglio e Mustacciolo. Allena il signor Giuseppe Tumminia. Chiamato a dirigere il match il signor Russo, appartenente alla sezione di Palermo. Nel corso di questi primi 35 minuti l'Avellino attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso per il Palermo. Dunque ultimi 70 minuti di stagione regolare per i biancoverdi. Vedremo se il Palermo riuscirà a qualificarsi per i playoff. Le probabilità sono abbastanza alte per i rosanero. Un occhio quest'oggi a Prato alla Serra e un occhio a quanto alle notizie che arriveranno dagli altri campi, perché la squadra siciliana non è totalmente padrona del proprio destino. Però le probabilità che si arrivi ai playoff sono alte. Avanza la squadra ospite, palla all'indirizzo del numero 9 Buttigè, ben braccato da Lupoli, palla in fallo laterale, altri metri guadagnati dai siciliani che provano a rendersi subito propositivi. Palla in area di rigore, lottano ancora Buttigè e Lupoli, una serie di colpi di testa, prova ad allontanare Pietrolongo, braccato dal numero 10 Prestiani, sfera allontanata, ma c'è il numero 5 Nakaromaric, di origini originario del Gambia. C'è il fuorigioco segnalato a Buttigè, calcio di punizione per l'Avellino. Di origini gambiane Nakaromaric. Bisogna ripetere il tutto, secondo il signor Russo, destinato a dirigere questa partita, che è iniziata da 1 minuto e 30 secondi. Calcio di punizione per la formazione di casa. Batte Romano, palla nel cerchio di centrocampo. Lo stop di Palomba, l'appoggio sulla sinistra per Gambino. Pietrolongo. Ora Pietrolongo riesce a venire via dall'attacco di Lipari. Andreozzi. Potenza non arriva sul pallone, prova a rimediare. Ingaggia un duello in velocità con Da Draga. La spallata irregolare del numero 11 palermitano, calcio di punizione per l'Avellino. Vistoso, plateale, lo spintone del numero 11 del Palermo alla danno dell'altro numero 11 Potenza. L'anticipo di Nakaromaric, prova a ripartire il Palermo, che ripetiamo ha maggiori stimoli rispetto all'Avellino. La conclusione dalla distanza di Lipari e palla abbondantemente alta. Lo ripetiamo, la squadra siciliana è in piena corsa playoff, in classifica la squadra di Tumminia occupa la quinta posizione a pari merito con il Frosinone, con 44 punti all'attivo. Terza la Salernitana, 45, staccate il Napoli, seconda 48, la Roma è a 62. La squadra capitolina ha vinto la stagione regolare, ha lasciato il vuoto dietro di sé.
fuori gioco il Bari che è sesto a 41 punti. Ruggero, lancio in avanti di Ruggero, il colpo di testa di Stabile. Schiavo, teoricamente in corsa anche il Bari, ma le speranze di agguantare i playoff sono ridotte davvero al lumicino. Messa laterale per il Palermo, Schiavo con le mani all'indirizzo del numero 8 Lipari, che vuole lo spazio per crossare, raso terra basso, la facile presa di Romano. Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Avellino e Palermo. Rilancio dell'estremo difensore dell'Avellino. Il palleggio di Didio, perde palla Didio, Palomba, provato a servire il vicino Viscovo, non c'è riuscito. Riparte il Palermo, perlomeno ci prova, Riccardi si intercetta la sfera. Lotta a Visconti, il capitano del Palermo. Andreozzi, ottimo l'anticipo. Pietro Luongo, Potenza, si gioca nello stretto. L'intervento di Piscopo. Palla intercettata per un attimo dal numero 8 Pietro Luongo. Passiccia il Palermo, la rabona di Viscovo. Commette fallo il numero 4 secondo il direttore di gara. Calcio di punizione per gli ospiti. Calcio di punizione. Prende la rincorsa di Dio. Il destro del numero 3 del Palermo. Colpo di testa di Riccardis e palla ancora in favo laterale. È di Dio a rimettere il pallone sul rettangolo di gioco con le mani. Lancio lungo per Buttigè, ben neutralizzato da Lupoli, che non ha concesso nulla all'attaccante del Palermo. Rimessa laterale per l'Avellino, perché l'ultimo tocco era stato proprio di Buttigè. Riparte il Palermo. La posizione regolare del numero 7 Mazzola, l'uscita bassa di Romano, palla che resta nell'area alpina, poi Stabile si incarta con il pallone regalando di fatto un corner al Palermo. Formazione siciliana pericolosa con Mazzola che ha eluso il fuorigioco, anticipato poi in uscita bassa dal portiere Romano. La battuta del corner, la sfera che attraversa tutta l'area e si perde in favo laterale sul versante opposto. Sesto del primo tempo. Palermo pericoloso con il filtrante che ha quasi innescato Mazzola, che si è lasciato anticipare nell'uscita bassa di pugni da Romano. Ancora Palermo, altro filtrante, branca in presa bassa, ancora Romano, stavolta intervento sicuramente più agevole rispetto a quello precedente. Il pallone scavalca Palomba, pasticcia il Palermo, Palomba insiste, non dà tregua ai difensori, Piscopo se la cava in qualche modo, chance stavolta per l'Avellino. Riparte la formazione irpina. Andreozzi, lancio per Palomba, Didio lascia scorrere sul fondo. E pronto Ruggero al rilancio, stava per combinare la grossa il portiere del Palermo. Lo scatto di Mazzola, il sinistro del numero 7 del Palermo, la palla che attraversa tutto lo specchio della porta e resta in campo, poi alla fine con astuzia il numero 11 palermitano Dad Graga fa carambolare il pallone sul corpo dell'avversario, guadagnando la rimessa laterale. Lupoli riesce ad allontanare il pallone, la sfera che supera Palomba, sbaglia Palermo, si invola Gambino, inseguito da Nacaro Maric, Gambino è in aria, ancora Nacaro Maric, si allunga il pallone, va giù Gambino,
non c'è francamente nulla. Parte il Palermo, la serie di capovolgimenti viene di fronte, l'uscita di Romano precisa, c'è anche il fallo commesso da Dragraga, il match si fa vincente, la serie di capovolgimenti da una parte e dall'altra, erra il lancio Potenza, fa raccogliere il pallone Ruggiero, l'appoggio per Naka Romaric, avanza il centrale di origini gambiane, Buttigei, lo scambio con Lipari, di testa all'indietro stabile, disturbato da Mazzola che spinge, che commette fallo, calcio di punizione per l'Avellino. Nono del primo tempo, 0-0, la partita è gradevole. Gambino era nel palleggio, Andreozzi stabile, Manovello stretto la formazione di casa, perde palla Pietro Luongo, la riconquista per l'Avellino Andreozzi, alla fine il rimpallo favorisce i palermitani, ma c'è calcio di punizione per i campani per fallo su Andreozzi, resta seduto sul sintetico Andreozzi, il direttore di gara lì vicino. L'arbitro aiuta il numero 10 a rialzarsi, calcio di punizione per la formazione di casa. Aveva concesso il vantaggio Russo, il vantaggio non si è concretizzato ed ha interrotto il gioco per assegnare un calcio di punizione all'Avellino. Ora c'è Mazzola per il Palermo, prova a lanciare in profondità il suo compagno Lipari, ma c'è fallo su Mazzola, calcio di punizione per il Palermo. Sul punto di battuta il capitano rosanero Bisconti, maglia numero 4, batte Bisconti, prova a cambiare gioco, preciso l'intervento di Riccardis che guadagna anche una rimessa laterale, non è riuscito ad addomesticare il pallone di Dio. Ancora l'Avellino, Lupoli, Petrone, la leggerezza del capitano biancoverde, buon per lui che sbaglia Buttigei, insiste la formazione ospite, Lipari, Mazzola, il tiro di Mazzola, la sua terra che termina lato, ma c'è una deviazione, calcio d'angolo per il Palermo, deviazione impercettibile sul sinistro a giro di Mazzola, calcio di punizione per la formazione siciliana, batte Lipari, ecco la battuta del corner, anticipato Naka Romaric al momento dello stacco di testa, insiste il Palermo, la posizione regolare di Lipari, alla fine c'è il gol dei siciliani, la rete d'opportunista da parte di Piscopo e il Palermo in vantaggio all'undicesimo del primo tempo. Gol d'attaccante consumato da parte del numero 6 Piscopo, che si è trovato al punto giusto per colpire. Palermo in vantaggio, il numero 6 ha raccolto l'assist di Lipari che è riuscito a smarcarsi, ha servito Piscopo che si è ritrovato in posizione avanzata in occasione dell'offensiva rosanero e sotto misura ha colpito con un tocco non fortissimo per la verità. Ora Prestiani, avanza Prestiani, il cross, la palla che scavalca Lipari, ancora il numero 8 che ha avuto il merito di servire l'assist che è servito a Piscopo a portare in vantaggio la sua squadra. C'è fallo intanto, calcio di punizione per l'Avellino. Bravo Lipari, bravo Pepe.
Gambino invia con un guizzo, ancora Gambino, il triangolo con il compagno Gambino, la parata di Ruggiero sulla conclusione di interno destro del numero 7 dell'Avellino. Ruggiero salva il risultato, ben disimpegnandosi in tuffo sulla conclusione dell'avversario. Palla indirizzata sul primo palo. Ruggiero è riuscito a coprire efficacemente lo specchio della porta e a salvare l'1-0 per i suoi. La reazione bianco-verde, 2 minuti dopo il vantaggio del Palermo. Palomba, Riccardis, sbaglia il passaggio. Lo scatto di Da Graga, inseguito dallo stesso Riccardis. Palla all'indietro. Pietro Luongo, Diddio, ancora Diddio, sgambettato da Viscovo, calcio di punizione in favore degli ospiti, 14° del primo tempo, un bel Avellino Palermo, parziale vede il Palermo in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Piscopo all'11° minuto di gioco. Palermo che in classifica ora è a quota 47. Piazzato per la formazione ospite, sarà lo stesso Diddio a battere il calcio di punizione. La presa bassa di Romano, si accende un mischione alla fine, cioè fallo in zona d'attacco. Calcio di punizione per l'Avellino. Stavolta Romano non è stato impeccabile nella presa bassa, si è lasciato sfuggire il pallone. Poi è giunta la segnalazione dell'arbitro a ravvisare un fallo in azione d'attacco. Rimessa laterale per il Palermo, che sta conducendo per 1-0. L'Avellino con Gambino è andata vicino al pareggio. La conclusione da distanza ravvicinata del numero 7 è stata respinta da Ruggiero e con un balzo felino sul primo palo ha respinto l'insidioso pallone. Altra rimessa laterale per la formazione siciliana. Buttigè, neutralizzato, di testa Piscopo. Si lotta in un fazzoletto di campo. Pietro Luongo, cambia gioco. Eccolo qui Gambino. Ancora Gambino. Va a scartare l'avversario, prova a seminarne un altro. Ancora Gambino che porta palla, è velocissimo. Alla fine si trascina il pallone sul fondo. Con tutta calma Ruggiero sistema il pallone sul punto in cui effettuerà la rimessa. C'è da dire che il forte vento disturba le azioni di gioco. Riccardis, un po' di spazio per lanciare, anticipato Palomba, ma l'Avellino insiste con Potenza. Ancora palla per Potenza, palla in aria, allontana Nacaro Maric, ancora il calciatore di colore a spazzare via, incorre il pallone Petrone nella sua metà campo, passaggio a Lupoli, lancio lungo di Lupoli, dubbia la posizione di Viscovo sul lancio di Lupoli, lascia correre il direttore di gara, ecco Viscovo, palla sul fondo, non ho potuto far di più il numero 4 bianco-verde, ostacolato da un avversario
altra rimessa dal fondo in favore dei Rossanegro di Sicilia, che stanno conducendo per 1-0 qui ad Avellino. Ha segnato Piscopo all'11esimo, di testa Lupoli. Potenza si guarda intorno, ancora Potenza che insiste, fortunato nel rimpallo. Gambino vicino al gol dell'1-1, Petrone, Lupoli, Riccardis, viene fuori benissimo l'Avellino sul pressing del Palermo. Viscovo, Palomba, Pietrolungo sulla lunetta, Gambino, perde palla Gambino, è stata soffiata dai palermitani. Potenza prova a salire di tono la formazione di casa. Viscovo, Andreozzi prova ad incunearsi, Andreozzi va giù, calcio di punizione. Stavolta il direttore di gara non ha concesso il vantaggio. Calcio da fermo per l'Avellino, che prova nuovamente a rendersi pericoloso. La squadra di casa è sotto di un gol. Ha segnato Piscopo sotto porta, raccogliendo un assist di Lipari. È un gol che sta regalando il vantaggio al Palermo e che sta consolidando le ambizioni playoff per la formazione siciliana. 19esimo, parte Gambino, il destro di Gambino, palla respinta. Gli spini restano in zona d'attacco. Il pallone dovrebbe essere stato allontanato proprio da Piscopo, l'autore del gol, che, ripetiamo, sta regalando il vantaggio al Palermo. Sta regalando ai siciliani 3 punti preziosi in ottica playoff. Rimessa laterale per l'Avellino. Va stabile con le mani. Mazzola, perde palla Mazzola. Petrone, ancora Lupoli. Il Palermo non è riuscito a ripartire. Cambia gioco Lupoli. Di Dio intercetta. Potenza, Gambino, ci prova dalla distanza Gambino, la palla alta, era comunque buona l'intenzione del numero 7. Ventunesimo di gioco, Avellino 0 Palermo 1. 26esima, l'ultima giornata del campionato nazionale Under 15. Rimessa laterale ora per il Palermo. Palla in aria. Lupoli, poi in suo soccorso Andreozzi. Rimessa Avellino. Fallo commesso ai danni del numero 8 Pietrolungo. Calcio di punizione per i padroni di casa. Petrone. Non c'è davanti il capitano biancoverde. Palomba non riesce ad approfittare appieno dell'intervento goffo di Nacaro Maric. Messa laterale per i siciliani. Butigè, perde palla Butigè. Andreozzi, ecco Gambino, vediamo cosa si inventa. Gambino serve sull'auto di destra Andreozzi, il cross a mezza altezza, non riesce ad agganciare il pallone Palomba. Riparte il Palermo ancora con Butigè. Viene fuori dal sandwich Butigè. Lupoli a chiudere. Andreozzi.
Icardis, Lupoli, Petrone, altro lancio in avanti, c'è lo scatto di Stabile che non riesce ad arpionare con il sinistro la sfera, gesto di stizza, si arrabbia con se stesso, il numero 3 di mister Pasquale Giuliano, rimessa laterale per il Palermo, ci avviciniamo al 25esimo della prima frazione di gioco, 10 minuti e poco più all'intervallo. Il parziale vede sempre il Palermo avanti per una rete a zero sull'Avellino. Match winner Piscopo che ha colpito all'11esimo. Messa laterale che sarà battuta da Schiavo. Palla lunga, Buttigè, ancora Buttigè che si è ritrovato il pallone sul piede. Lo spiovente, libera l'aria Lupoli, lotta come un leone Andreozzi che subisce fallo. Calcio di punizione per l'Avellino, bisogna ripetere. Il pallone non è stato posizionato sul punto esatto di battuta. Russo ha immediatamente arrestato l'avanzata dei biancoverdi. Ecco Andreozzi, parte dalla retrovia, Lupoli, ancora Andreozzi, toccherà lui impostare, passaggio errato da parte di Andreozzi che prova a rimediare su Buttigè, si lotta, Bisconti mette d'accordo tutti, a distanza ci prova il numero 8 Lipari, colpisce Stabile in pieno volto. È stato colpito al capo Stabile, gioco immediatamente arrestato, la borsa del ghiaccio sulla nuca del numero 3 biancoverde. Gioco interrotto, in questi casi direttore di gara quando nell'urto la parte colpita è la testa e il capo, deve sempre interrompere il gioco. Ancora soccorsi per il numero 3 biancoverde. Approfittiamo dell'interruzione per leggervi il programma della 26esima ed ultima giornata che prevede Ascoli Frosinone, Avellino Palermo, Bari Napoli, Crotone Benevento, Latina Ternana, Perugia Roma e Salernitana Pescara. Si è rialzato fortunatamente stabile, accompagnato dal massaggiatore fuori dal rettangolo di gioco. Ancora la borsa del ghiaccio sulla nuca del giovane calciatore biancoverde e sembra in grado di rientrare in campo. Riparte il Palermo con Nacaro Maric. Le proteste del pubblico avellinese perché secondo loro il pallone sarebbe uscito. Mazzola, ecco Buttigè, fuorigioco segnalato all'attaccante del Palermo. Stavolta sono i rosaneri a protestare. Calcio di punizione per l'Avellino. 27esimo, 3 minuti allo scoccare della mezz'ora. Rimessa laterale per l'Avellino. Ecco Stabile. Lo scambio nello stretto tra Palomba e Pietrolungo. Stabile che si è ripreso. Di nuovo in campo il numero 3 biancoverde, dunque ristabilita la parità numerica sul sintetico. Pietrolungo, Andreozzi, Gambino, ha visto con la coda dell'occhio Viscovo, ma ha capito tutto di Dio che si è frapposto efficacemente tra Viscovo e la sfera. Riccardis, Pietrolungo, avanza Pietrolungo, movimento efficace di Palomba,
braccato da Didio, Palomba, Viscovo, non prova a calciare Viscovo, lo fa il numero 11 Potenza, il rimpallo genera una rimessa laterale in favore del Palermo. Pronto Didio, la rimessa con le mani. Anticipo di Andreozzi su Buttigè. Riccardis spazza via. La palla rimane in campo. Il colpo di testa di Viscovo, anzi no, è uscita. Altra rimessa laterale per il Palermo. Palla in avanti. Ancora duello Lupoli-Buttigè. Duello che vede ancora una volta vincitore il centrale biancoverde, che in semirovesciata è riuscito a sottrarre il pallone dalla disponibilità dell'attaccante del Palermo. Cioè comunque rimessa laterale per il rosanero, che stanno conducendo per una rete a zero. Pietroluongo, anticipato Gambino, colto il leggero controtempo, la presa di Romano sull'ennesima imbucata palermitana. Andreozzi, alza la testa Andreozzi, Pietroluongo, Riccardis, anticipo di Didio su Viscovo, ancora Riccardis che in scivolata spedisce il pallone in favo laterale, evitando così l'azione di rimessa degli avversari. Mezz'ora di gioco, Avellino 0, Palermo 1, decide Piscopo. Visconti, cambio di piede per Visconti, l'appoggio ottimo per Lipari, la sovrapposizione di Schiavo, temporeggia Schiavo, palla in profondità per Lipari, palla in area, c'è un rimpallo, insiste il Palermo, dalla distanza Visconti, conclusione murata, prova a ripartire in contropiede Andreozzi, è in posizione regolare il numero 9 Palomba, entra in aria, Palomba calcia debolmente, Ruggiero fa suo il pallone, riparte il Palermo. Palomba non è riuscito ad imprimere maggiore forza, maggiore potenza al suo sinistro per cercare di impensierire in maniera seria Ruggero. La conclusione molle, ancora Palomba che ha una nuova opportunità, ma stavolta è in fuorigioco. Trentunesimo, 4 minuti più recupero all'intervallo, alla chiusura di questo gradevole primo tempo. Le squadre non si sono risparmiate. Un buon Avellino a dispetto del parziale che lo vede soccombente, se si tiene conto che questa partita non dà stimoli di classifica alla formazione irpina, ne dà e come al Palermo, che deve conquistare i playoff in attesa di conoscere i risultati di Frosinone e Salernitana. Con questo 1-0 il team di Tumminia sta consolidando la sua posizione in classifica. Riparte Mazzola per il rosanero, la triangolazione con un compagno, Mazzola prova a servire il numero 11 da Graga, anticipato, c'è rimessa laterale per la formazione palermitana, con tutta calma Didio è pronto alla rimessa laterale. Palla ancora in aria, la spizzata Buttigè, non ci arriva su quel pallone Lipari,
Riparte l'Avelino con il solito Gambino. Rimane infortunato Schiavo. Gioco interrotto, il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni del numero 2 rossanero. Ce la fai, ha detto il direttore di gara al numero 2 del Palermo. Abbiamo sentito dalla nostra postazione. Si è rialzato senza problemi Schiavo. Andreozzi per l'Avellino, serve Viscovo, alle sue spalle c'è Riccardis, perde palla Viscovo, di Dio il rimpallo sfavorisce il numero 4 dell'Avellino, rimessa laterale per il Palermo. 34esimo, un minuto alla fine del tempo, poi ci sarà sicuramente un pizzico di recupero. Pietrolungo, il palleggio per Gambino, il sinistro, la gamba alzata di Nakamoro Maric a fare da muro, a fare da scudo. Lupoli, Petrone, altro lancio del capitano biancoverde, intercetta Schiavo, Visconti, Mazzola, ancora Mazzola, lotta Buttigè, riceve palla da Lipari, Buttigè, ancora lo scambio con Lipari, ci prova Lipari, la deviazione di Romano sul destro violento di Lipari che aveva mirato il palo più lontano. C'è comunque calcio di punizione per l'Avellino. Probabilmente sul tocco di Romano si è ritrovato in fuorigioco un calciatore del Palermo. La traversa colpita in chiusura di frazione da Di Dio, se non andiamo errati, che ha quasi sorpreso Romano dalla distanza. Sì, è Di Dio il calciatore che ha francobollato la traversa proprio allo scadere della prima frazione di gioco, ed infatti giunge in questo momento il duplice fischio del signor Russo di Salerno, che conduce i calciatori negli spogliatoi. Si chiude qui il primo tempo, Avellino 0, Palermo 1, sta decidendo il gol di Piscopo all'11esimo di gioco. A risentirci per il commento della ripresa. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Pratolasera, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Palermo, valevole per la 26esima e l'ultima giornata del campionato nazionale Under 15, raggruppamento B. Il primo tempo si è chiuso con il Palermo in vantaggio per una rete a zero, grazie al gol messo a segno da Piscopo all'11esimo minuto di gioco. Nel corso di questa ripresa la squadra campana attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. La formazione irpina, prima che iniziasse la ripresa, ha effettuato due cambi dentro il portiere di riserva Esposito al posto di Romano, il numero 15 Lecce. Non dovrebbero esserci sinora avvicendamenti tra le fila del Palermo. Palermo che è in piena corsa playoff, vuole conquistare qui a Pratolasera il pass per gli spareggi. Intanto opportunità per la formazione biancoverde con Pietrolungo, che si è ritrovato a tu per tu con Ruggiero, ma di testa non è riuscito a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta. Opportunità per i biancoverdi dopo un minuto di gioco. Avellino vicino al pareggio, c'era andata già vicina con Gambino nel corso della prima frazione. Il destro violento ravvicinato per il numero 7 biancoverde è stato respinto
con abilità da Ruggiero. Lupoli cicca il pallone, per sua fortuna non c'è nessuno alle sue spalle. A Branca Esposito. Ecco Lupoli. Petrone. Gambino, migliore in campo nel corso del primo tempo, ha creato diversi grattacapi con le sue movenze alla difesa palermitana, con le mani schiavo, colpo di testa di Viscovo, duro intervento di Mazzola ai danni di Andreozzi, che stava cercando di beffarlo con il cosiddetto sombrero. Colpito duro Andreozzi, calcio di punizione per l'Avellino. Calcio di punizione per la formazione di casa, che non ha più nulla da chiedere alla sua stagione, non ci sono più obiettivi. C'è ovviamente lo stimolo di chiudere con dignità la stagione regolare, di chiudere con un risultato positivo. Annata sportiva 2016-2017. Quest'oggi la stagione regolare volge al termine. Il Palermo invece punta alla qualificazione playoff, le combinazioni sono diverse, le probabilità sono piuttosto alte. Intanto la squadra di Tumminia sta portando a casa i tre punti, poi a fine partita, in base anche alle notizie provenienti dagli altri campi, farà i suoi calcoli. Per verificare se è qualificata ai playoff e in che posizione di classifica. Perché ovviamente l'uscita di Esposito su Lipari, ma c'è calcio di punizione per il Palermo. Le scuse di Petrone all'avversario. Dicevamo che nello svolgimento dei playoff si tiene conto ovviamente della posizione in classifica al termine della stagione regolare. Il raggruppamento C vede già qualificate la Roma ed il Napoli virtualmente secondo. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio piazzato sul punto di battuta Prestiani. È rimasto giù un calciatore dell'Avellino, si accende qualche scaramuccia, si sono forse scontrati fortuitamente Mazzola e Riccardis. Rimane giù Riccardis. Siamo riusciti a capire se ci sia stato qualche colpo proibito oppure è stato un impatto del tutto fortuito tra i due. Si rialza Riccardis. Dovrebbe essere uscito il numero 3 stabile per l'Avellino. Un'uscita in via precauzionale perché stabile nel corso del primo tempo era stato colpito da una violenta pallonata al capo e mister Giuliano ha preferito preservarlo per questa ripresa. Al suo posto il numero 15 Lecce, parte Prestiani con il destro, la sfera che si infrange sulla barriera biancoverde, palla immediatamente allontanata, si accontenta della rimessa laterale Schiavo. È il sesto della ripresa,
Palermo sempre in vantaggio per una rete a zero. Resiste il gol messo a segno da Piscopo all'undicesimo della prima frazione di gioco. Altra rimessa laterale in favore dei siciliani. Tutta la panchina palermitana impegnata nella fase di riscaldamento. Buttigè lotta con Andreozzi. Ancora Palermo, Lipari. L'ultimo tocco è suo, rimessa laterale per l'Avellino. Palla all'indirizzo di Gambino, che non riesce a controllare il pallone. Il colpo di mani di Dargraga. Inizialmente il direttore di gara aveva concesso il vantaggio all'Avellino. Vantaggio che non si è concretizzato. Calcio di punizione per gli Irpini, che si sono resi pericolosi dopo appena 50 secondi dall'inizio del secondo tempo, con Pietro Lungo che di testa tu per tu con Ruggiero ha fallito il gol dell'1-1 spedendo il pallone al lato. Potenza, Petrone, Viscovo prova l'ennesimo dribbling, Gambino subisce fallo, il numero 7, calcio di punizione per la squadra di casa. Settimo al nostro cronometro, indicazioni di Giuliano e suoi, è pronto Capitan Viscovo alla battuta. Parte il numero 4 dell'Avellino, traiettoria arcuata, di testa si rifugia in corner Naka Romaric, calciatore di origini gambiane, classe 2002. Tiro dalla bandierina per la formazione locale. Parte Gambino, traiettoria bassa, ancora Gambino che rincorre il pallone, sempre il numero 7 ad insistere. Alla fine finisce con l'allungarsi il pallone. L'impressione che abbia mandato a quel paese il direttore di gara. Forse Gambino reclamava un fallo ai suoi danni, ha rischiato la munizione. Il numero 7 dell'Avellino che insiste con Potenza. Ancora Potenza che ritorna sul pallone. Pietro Luongo avanza. Appoggio per Gambino sulla sinistra. Ancora Gambino, entra in aria. Gambino il dribbling. Traiettoria a mezza altezza. La presa di Ruggero, sicuro, massimo difensore del Palermo. Sulla cross corto di Gambino proveniente dalla sinistra. Si è adagiato l'estremo difensore palermitano, facendo suo il pallone e azzerando ogni pericolo. Ancora il palleggio di Gambino, quelli del Palermo stentano ad arginarlo. Altro calcio di punizione, anzi rimessa laterale per l'Avellino. Palomba, ancora per il solito Gambino, ci prova Gambino, destro, la sfera assume uno strano effetto anche a causa del forte vento che spira quest'oggi a Prato La Serra. Discutono Ruggiero e Lecce. Rimessa dal fondo in favore della formazione siciliana, la spizzata di Buttigè, il colpo di testa di Petrone. Lecce perde palla, fermato Buttigè, ma c'è Lipari per il Palermo all'ennesimo tentativo della distanza. Pallone murato, allontana Riccardis in maniera un po' oratoriale, oseremmo dire. Rimessa laterale per la squadra rossanero, che sta conducendo per un gol a zero. Vincere qui a Prato La Serra e sperare nei risultati provenienti dagli altri campi. La papera di Esposito a favorire il gol di Dargraga
al decimo, all'undicesimo della ripresa, minuto numero 11, ancora fatale all'Avellino, l'uscita completamente sballata di Esposito ha favorito il facile tocco di Da Graga per il 2-0 del Palermo. Incertezza del primo difensore biancoverde, e all'undicesimo stavolta del secondo tempo il Palermo va ancora in gol con Da Graga. Andreozzi, Petrone, Lupoli. Nel corso di questo campionato per buona parte anche l'Avellino è rimasto in corsa per un posto nei playoff, poi il netto calo di rendimento nella seconda parte di stagione ha compromesso tutto. Bisconti, Prestianni, ha provato a lanciare sia Lipari che Buttigè, alla fine Esposito ha fatto suo il pallone. Gambino, lo spalla a spalla con il diretto avversario, rimessa laterale per il Palermo che è pervenuto al raddoppio. Gambino, Pietrolungo, allontana Di Dio in rovesciata. Bisconti, Piscopo sbaglia, ancora Piscopo, Gambino ancora, Nacaro Maric taglia la strada a Palomba. Messa laterale per gli Irpini che provano ad accorciare le distanze, che provano a rientrare in partita. Potenza, Palomba, va giù tutto regolare. Riccardis, su di lui invece c'è fallo, calcio di punizione per gli Irpini. Prova a giustificarsi Prestianni con il direttore di gara. Richiamo verbale per il numero 10 del Palermo. Tredicesimo minuto nel corso della ripresa, Avellino 0 Palermo 2. Ha raddoppiato pochi minuti fa Da Graga. Calcio di punizione per i Lupi, è pronto Andreozzi, parte Andreozzi, ha provato a svettare Lecce, palla leggermente alta per il numero 15 che è subentrato ad inizio ripresa a Stabile. Altra rimessa dal fondo per la squadra allenata da Giuseppe Tumminia. Passiamo alla rilettura delle distinte. Partiamo dall'Avellino, il titolare era Romano, sostituito ad inizio di presa dal numero 12 Esposito per ciò che riguarda il ruolo di portiere. Poi Riccardis numero 2, il numero 3 era Stabile, sostituito da Lecce. Poi Viscovo con il numero 4, Lupoli 5, il numero 6 Petrone, 7 Gambino, 8 Pietrolungo, 9 Palomba, 10 Andreozzi, 11 Potenza in panchina. Vi sono Liguori, Sena, Marchese, Benedetto Mozzillo, Leone, Antonio Mozzillo e Cucciniello. Allenatore Pasquale Iuliano. Seguiamo la ripartenza del Palermo che non va a buon fine, che si perde nel nulla. Poi passeremo anche alla lettura della distinta siciliana. Andreozzi, Viscovo, ottima la triangolazione con il compagno. Lecce, traversone basso, ha intercettato il Palermo. Ora c'è Potenza, Riccardis, Lupoli, lancio in avanti, rimbalzo del pallone, Ruggero in qualche modo riesce a far sua la sfera sull'incertezza di Nacaro Maric.
qualche imbarazzo per il centrale di colore per l'invaso della sfera. Ha messo tutti d'accordo Ruggiero. Il Palermo dunque in campo con Ruggiero tra i pali, numero 1, numero 2 Schiavo, 3 Di Dio, 4 Bisconti, 5 Nakaromaric, 6 Piscopo, 7 Mazzola, 8 Lipoli, 9 Buttigè, 10 Prestiani, 11 Da Draga. In panchina Gagliardotto, Busalacchi, Sei Dita, Bordonaro, Biondo, Piazza, Gueli, Giglio e Mustacciolo. Allenatore Giuseppe Tumminia, dirige il match il signor Russo, appartenente alla sezione di Salerno. Andreozzi nel cerchio di centrocampo, fermato regolarmente da Buttigè. Lotta Lecce con Lipari, messa laterale con il Palermo, che dopo il gol del raddoppio sta dando l'impressione di contenere al meglio gli avversari. Palla respinta sulla conclusione di Puttigè. Prestiani ora dribbla due avversari, avanza Prestiani, la conclusione del numero 10 del Palermo, e palla alta non di molto, sfera indirizzata nel set della porta difesa da Esposito. Il pallone si è alzato progressivamente, pallone non lontano dallo specchio della porta. Potenza per l'Avellino. Riccardis, l'ultimo tocco è di Da Graga, la torre del gol del 2-0, rimessa con le mani in favore dei biancoverdi. Lupoli rompe, palla in faro laterale, calciatore palermitano a terra. Altra interruzione. La classifica del girone C vede la Roma in testa con 62 punti, il Napoli a 48, il Palermo ora è a 47, poi c'è la Salernitana a 45, il Frosinone a 44, Bari 41, Benevento 39, Perugia 30, Avellino fermo a 26, a braccetto con il Pescara, Latina 22, Ternana 21, Asco 17, chiude il Crotone con 12 punti. Classifica ovviamente provvisoria, in attesa di conoscere gli altri risultati, attesa di conoscere soprattutto quale sarà la griglia playoff, in attesa di sapere se il Napoli riuscirà a conservare il secondo posto utile all'accesso diretto alla fase finale. Riparte il Palermo con Draga che non trova il pallone di testa dalla distanza. C'è la conclusione insidiosa di Potenza, s'adagia Ruggiero e blocca. Conclusione potente del numero 11 dell'Avellino. Rilancio di Ruggiero, palla presa dal dirimpettaio Esposito, certamente non impeccabile in occasione del gol del 2-0 del Palermo. Ha completamente sbagliato la presa, i tempi della presa nell'uscita, modalità non impeccabile. Svarioni ha favorito Da Graga, che ne ha approfittato per mettere a segno il gol del 2-0. Rimessa con le mani in favore dell'Avellino. Pallone non filtra, ma c'è ancora rimessa con le mani a beneficio dei campani. Lupoli, Petrone, l'uscita comoda di Ruggiero, 21esimo del secondo tempo, Avellino 0 Palermo 2. Rilancio di Ruggiero, rincorre il pallone
Esposito. Lupoli. Andreozzi. Petrone. Di testa colpisce Nakaromaric. Pietrolungo. Viscovo. Lo scambio con Palomba. Lecce. C'è corner per l'Avellino. Opportunità per la formazione di casa che vuole accorciare le distanze e rientrare in partita. Gambino dalla bandierina, parte numero 7, corner ancora basso, la soluzione che favorisce i difensori di rosanero. Gambino comunque resta in zona d'attacco con le mani e pronto Viscovo. Ancora per Gambino che non aggancia il pallone e alla fine la sfera si perde sul fondo. Nulla di fatto su questa sortita avellinese. Lancio di Ruggero. Riccardis. Subisce fallo da Graga, calcio di punizione per l'Avellino. Potenza. Lupoli. Petrone. Manovra l'Avellino, ancora Petrone. Prova ad aprire il gioco, beneficio di Gambino. Pietrolungo, guizzo di Pietrolungo. Palomba, Rabona, Palomba, ancora Palomba. Pietrolungo, pallone non filtra, si chiudono le maglie rosanero. Riccardis da alimentare per l'Avellino. Gambino, dribbla Schiavo, ancora Gambino, entra in aria, gli sbaglia la strada Prestiani, gli passa davanti. Ci sarà semplice rimessa dal fondo. Nessuna titubanza da parte del direttore di gara nell'indicare la rimessa. Out per l'Avellino, uno dei protagonisti di questa partita. Fuori Gambino, dentro il numero 19 Antonio Mozzillo. Quest'oggi non titolare. Gambino non si reca sul punto di campo in cui formalmente avviene la sostituzione. Lupoli, contrasto regolare. Piscopo, lancio in avanti. Riccardis anticipa di testa da Graga. Benché fosse più piccolo di statura, rimessa con le mani in favore del Palermo. Lupoli. Lo scatto di Palomba. Potenza. Gioco interrotto. Calcio di punizione per il Palermo. È pronto di Dio a battere il calcio di punizione. Lascia scorrere Lupoli, la presa di Esposito. Appoggio corto per Petrone. Viscovo, quasi anticipato da Lipari, aumenta l'intensità del vento. Bisconti, Buttigè, inseguito da Andreozzi. L'intervento di Esposito sulla conclusione di Puttice, poi è terminato in posizione di fuorigioco Lipari.
tuffo plastico di Esposito, sulla conclusione non potentissima di Buttigieg, che ha mirato all'angolino sinistro sulla respinta del portiere biancoverde, si è trovato in fuorigioco Lipari. Il direttore di gara ha subito segnalato la posizione irregolare del numero 8. Calcio di punizione per l'Avellino. Fallo ai danni di Palomba, piazzato per la formazione di casa. Sistema il pallone Andreozzi quando siamo giunti al 27esimo della ripresa. Avellino è sotto di 2 gol. 2-0 per il Palermo, le reti di Piscopo nel primo tempo e da Graga nella ripresa. Entrambe le marcature sono cadute all'11esimo di gioco. Opportunità per Andreozzi, sistema la barriera Ruggiero, parte Andreozzi, palla alta, sfuma questa chance. Non ha centrato lo specchio della porta numero 10 biancoverde. Parte Ruggiero, la spizzata di Della Graga, ma la sfera è di Esposito. Riccardis, Lupoli, riceve palla Andreozzi, Viscolo, Petrone, Pietro Luongo, palla sul corpo di Buttigieg, non si accontenta della rimessa a fondo Esposito, vuole subito rimettere in gioco i suoi. Lo spiovente, la sfera che s'alza al campanile, spinta di Palomba ai danni di Capitan Bisconti. Calcio di punizione per il Palermo. È pronto Nakaro Maric a battere il calcio di punizione. Ecco la battuta del calciatore originario del Gambia. Fermato Antonio Mozzillo, riparte l'Avellino, Petrone, Lupoli, Pietro Luongo, Riccardis, Andreozzi, Petrone, ancora Riccardis, avanza al piccolo trotto l'Avellino, Nakaro Maric, il sinistro di Didio ad allontanare il pallone, di testa Petrone, non vuole correre rischi la formazione palermitana, vuole evitare di complicarsi la vita in questi restanti minuti di partita, intanto crampi per un calciatore rosanero, l'aiuto di Andreozzi all'avversario. Movimenti sulle rispettive panchine. Cambia l'Avellino, cambia anche il Palermo. Per i siciliani fuori Mazzola. Dentro il numero 16 biondo, anzi 17 Piazza. Cambia anche l'Avellino. Fuori numero 4 Viscovo, dentro anche Sena, per il Palermo in campo anche Gueli al posto di Da Graga. Tourbillon di sostituzioni, continua il valzer
per l'Avellino fuori Pietrolungo, dentro Marchese, qualcosa ci sarà sfuggito, ma vabbè, ormai notorio che in queste competizioni gli ultimi minuti di partita sono caratterizzati dai valzer delle sostituzioni. Non essendoci il limite massimo dei tre cambi. Lupoli, Petrone, ancora Avellino, Potenza non riesce ad arrivare sul pallone, la sfera si perde sul fondo, stenta a rendersi pericolosa la formazione di casa. Nel corso di questa ripresa occasionissima, al primo minuto per Pietrolungo, poi più nulla. Palermo ha controllato agevolmente le folate avversarie, pervenendo tra l'altro anche al raddoppio con Draga, che ha sfruttato al meglio l'errore in uscita del portiere Esposito. Petrone, attenzione al Palermo, il destro debole di Gueli, verso terra telefonato. Si è subito messo in mossa il 18 Rosanero. Intanto ancora Palermo con Piazza fermato, prova a distendersi l'Avellino, Andreozzi. Di Dio anticipa Potenza. La posizione di Gueli è irregolare. Non si capacita Gueli della decisione del direttore di gara di segnalare il fuorigioco. Ricordiamo che nel campionato under 15 un'altra peculiarità è che il direttore di gara non ha l'ausilio degli assistenti. Una serie di colpi di testa ravvicinati, il tocco di Marchese, anticipato il numero 19 Antonio Mozzillo. Lupoli lascia rimbalzare il pallone, di testa colpisce il centrale biancoverde, palla per Esposito. Andreozzi, Lupoli, ancora Andreozzi, l'anticipo di Nacaro Maric, Prestiani, Visconti, sbaglia la misura del passaggio, occhio di Antonio Mozzillo che entra in area, intervento di Piscopo a chiudere in corner, tiro dalla bandierina per l'Avellino, s'arrabbia con i suoi mister Tumminia. 34esimo, un minuto al 70esimo, poi ci sarà recupero. Il Palermo ha la partita in pugno. Intanto c'è stato il colpo di testa di Lupoli, inzuccata del biondo centrale biancoverde, non ha creato pericoli di sorta alla porta difesa da Ruggero. Finisce il campionato di Potenza dentro il numero 20 Cucciniello. Sta per concludersi dunque la stagione regolare dell'Avellino, la squadra irpina ha chiuso il campionato in nona posizione con 26 punti all'attivo. Ancora Avellino, Sena, Petrone, Marchese, Petrone,
Parte il Palermo con Didio, che ancora ha benzina nelle gambe. Si messa laterale in favore dei biancoverdi. Siamo già nella fase di recupero. L'Unione Under 15 sta per salutare il campionato. Dopo questa partita ci sarà il rompete le righe. Sarà tempo di bilanci, sarà tempo di programmare la prossima annata. Per cercare di far meglio rispetto a quando ho combinato in questi mesi. Ancora Avellino. Ecco Lupoli. Molti di questi calciatori hanno già trovato spazio nella rappresentativa Under 16. Quello che poi sarà il mutamento generazionale della prossima stagione. Ecco Gueli. Uscita fuori dall'area di Esposito, che ha rischiato l'espulsione. Ecco Andreozzi. Appoggio sulla sinistra per Palomba. Ancora Palomba, cross in aria. Si regala l'ultimo corner l'Avellino. Già guarda il cronometro il direttore di gara. Il signor Russo sta per emettere il triplice fischio. Sta per chiudersi dunque la stagione agonistica dell'Avellino Under 15. Il Palermo saprà, si è qualificato ai playoff e in che posizione di classifica. La battuta del corner, la palla che rimane lì, sfera respinta poi, insiste l'Avellino, Andreozzi, palla in area, sfera poi allontanata dai palermitani che provano a lanciarsi in contropiede, l'uscita spericolata. Ancora Palermo, azione convulsa, piazza, triplice fischio del direttore di gara. Palermo vicino al gol del 3-0. Si chiude qui dunque la stagione agonistica dell'Avellino. Va in archivio per i biancoverdi il campionato 2016-2017. Campionato che si chiude con una sconfitta tra le mura amiche. Il Palermo passa a Prato la Serra per 2-0 grazie alle reti di Piscopo e di Da Graga, e si appresta molto probabilmente ad affrontare i playoff. Da parte mia è tutto, mi mascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera, risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.